Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione organizzato da RaiCom per la seconda volta a Pescara fino a domenica prossima 4 giugno. L'inaugurazione migliore con due matinée dedicate alle scuole. Oggi abbiamo avuto tanti ospiti, siamo partiti da alcuni fumettisti d'eccezione, Vincenzo Cucca è uno degli esempi che viene da Marvel, da Disney, che ha fatto vedere ai ragazzi come si disegnano i personaggi di fumetti, ma soprattutto ha raccontato come si corona un sogno, come si diventa fumettisti. Abbiamo avuto Monica Manganelli, che è una grande special guest del festival quest'anno, è venuta al programma scuola a parlare ai ragazzi di cosa vuol dire fare le scenografie, cosa vuol dire, qual è la differenza fra scenografia materica, digitale, e come regista ci ha fatto vedere un bellissimo cortometraggio molto poetico, lirico, commovente anche, sull'Emilia Romagna ai tempi del terremoto, ahimè molto attuale anche oggi. Alle 4.03 del 20 maggio del 2012 in Emilia Romagna la terra tremò e quella che era una notte come tante si trasformò in un incubo. Casa terra, chiese distrutte, persone morte e altre consapevoli che non avrebbero fatto ritorno a casa la sera per chissà quanti mesi. Ma gli emiliani non piangono, non si disperano, non fanno audience. Il loro dolore è misurato. Terra fiera e orgogliosa ha trovato la sua forza nella reazione alla perdita. La nostra rabbia è diventata il nostro punto di forza e giorno dopo giorno, attraverso la solidarietà, ha mostrato la forza di rialzarsi. Abbiamo avuto anche l'UNICEF stamattina e Rai Radio Kids che ci mostra in diretta come si fa la radio con i suoi pupazzi, con Krug, DJ e ovviamente Armando Traverso. I programmi vanno su due sale, due target differenti, quindi ogni incontro è stato pensato per un target specifico. Anche in questo caso Radio Kids ha fatto un incontro più spettacolo per il target più basso e un incontro un po' più, sempre divertente, ma un po' più istituzionale per il target più alto. Sarà presente anche l'ex campione di volley Andrea Lucchetti e tutti i giorni dalle 17 alle 21 Piazza della Rinascita diventerà un palazzetto a cielo aperto dove giocare e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo, dedicate a bambini e ragazzi di ogni età. We'll be right back.